organizzato dalla Fondazione Bruno Buozzi in collaborazione con la UIL Abruzzo, si è tenuto stamani nell'aula consiliare della provincia di Chieti un convegno per ricordare la figura di Giacomo Matteotti a 100 anni dal suo assassinio. 100 anni sono passati, molte delle idee, delle intuizioni di Matteotti sono oggi straordinariamente di attualità. Noi ci preoccupiamo di ricordare Matteotti non per fare, come potrei dire, parlare del passato, ma per raccogliere quegli stimoli, quelle idee che lui aveva per guardare al futuro. Il processo di Chieti, che coinvolse alcuni membri del regime fascista accusati del rapimento e dell'omicidio, è uno degli episodi più significativi e controversi legati alla tragica fine di Giacomo Matteotti. La scelta di Chieti come sede del processo fu strategica, lontana dai centri di potere politico e mediatico, nel tentativo di ridurre l'attenzione e il clamore attorno al caso. Lui non era un agitatore, lui era un realizzatore di proposte, di idee, di cambiamenti per migliorare la condizione del mondo del lavoro, per fare in modo che le persone non fossero considerate solo per fare fatica, ma anche per pensare, per progettare. Nonostante le prove schiaccianti del coinvolgimento degli imputati, il processo di Chieti, che fu ampiamente percepito come una farsa giudiziaria orchestrata dal regime fascista per coprire le proprie responsabilità e minimizzare le conseguenze politiche dell'omicidio, si concluse con condanne relativamente miti. E c'è una bellissima scritta di Matteotti: uccidete me, ma non ucciderete mai le mie idee.